Ciao a tutti e bentornati. Grazie per i 6.000 iscritti. Senza di voi sarebbe impossibile. Questi sono i materiali che ci servono per realizzare la borsa che avete visto nell'anteprima. Ci servirà 300 g di questa lana stella che è 100% acrilico, 100 g 65 metri, quindi ci servirà 3 gomitoli di questo, ferro circolare numero 9, questa spilla conta giri, ago da lana, un cerchio per segnare l'inizio del lavoro e poi questo pannello kit. I materiali sono da merceriamary.it, troverete il link sotto nell'info box. Passiamo a tutorial. La borsa andrete a montare 92 maglie su ferri circolare, ma io vi faccio vedere soltanto come si fa la treccia e il pannello centrale. Per montare io sempre lascio abbondante il filo secondo il numero di maglie che voglio andare a montare. Prendo il ferro, lo metto in questa maniera, prendo il dito, passo e passo. Comincio a contare. Continuiamo a montare fino ad avere 48 maglie. Utilizzeremo queste 48 maglie per lavorare una parte della borsa. Avremo 12 maglie che sarebbe le maglie centrale, separate dalle due maglie lavorate a rovescio. Avremo 4 trecce, che sarebbe 6 maglie lavorate dritte, separate dalle due maglie rovescio. Quindi avremo altre 2 maglie rovescio per completare il nostro campione. Quindi contiamo, dobbiamo avere 48 maglie. Ho terminato di montare metà del lavoro. Ricordate sempre di mettere il cerchio perché vi indica l'inizio del lavoro. Inserisco il cerchio per chiudere il cerchio del lavoro. Inserisco il ferro, lavoro con tutte e due il filo. Vado a fare una maglia dritta e devo lavorare almeno 3 per tenere ferma. Ok, 4. Adesso prendiamo solo questo filo e andiamo a continuare a lavorare maglia dritta fino alla fine del giro. Continuiamo così fino ad arrivare dove abbiamo questo anello qui. Arrivando dove abbiamo l'anello, passiamo l'anello qui e lavoriamo tutte e due maglia dritta. Prendiamo questo e lavoriamo maglia dritta. E lavoriamo maglia dritta. Questo è il secondo giro. E lavoriamo maglia dritta, quindi secondo giro continuiamo a lavorare maglia dritta fino alla fine del giro. Questo è l'inizio, quindi dobbiamo lavorare fino ad arrivare qui. Vi spiego un'altra cosa. Per la base io ho lavorato
quattro maglie rassate, che sarebbe tutte maglie dritte, per poter iniziare il motivo della nostra borsa, che sarebbe il disegno delle trecce e delle maglie rovescio. Ma siccome, per non allungare il video assai, io farò soltanto due giri di maglia dritte e inizieremo il motivo del lavoro. Intanto la scheda tecnica per lavorare questa borsa ve lo lascerò scritta sotto nell'info box, così potete seguire quella per lavorare la vostra borsa per non sbagliare. Continua a lavorare maglia dritta fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, lavoriamo l'ultima maglia, sempre a maglia dritta. Adesso iniziamo il motivo. Passiamo l'anello e questo filo lo passiamo all'interno, così, perché dobbiamo andare a lavorare due maglie rovescio, due maglie a rovescio, così. Passiamo davanti e lavoriamo 6 maglie dritte, 2, 3, 4, 5 e 6. Di nuovo passiamo all'interno e lavoriamo 2. Passiamo davanti e lavoriamo 6 dritte. Passiamo all'interno e lavoriamo 2. Passiamo davanti e lavoriamo 6. Passiamo all'interno e lavoriamo 2. Davanti e lavoriamo 6. All'interno e lavoriamo 2 e davanti e dobbiamo lavorare 12 dritte, maglie dritte. E completiamo lavorando 2 maglie rovescio. Passiamo il filo, dobbiamo ripetere la sequenza di 2 maglie rovescio, 6 maglie dritte, 2 maglie rovescio, 6 maglie dritte, fino ad arrivare alla fine, perché poi qua abbiamo 12, che sarebbe il pannello centrale dove si monta il pannello della borsa, i kit. Quindi continuate a lavorare questo motivo, come c'è scritto nella scheda tecnica sotto, fino a fare 4 giri. Dopo i 4 giri, il quinto giro, vi farò vedere poi come si fanno le trecce, per non dimenticare i giri vostri. Dovete segnare, per esempio, qui ho fatto la prima, adesso la seconda, metto la seconda per non dimenticare con i contagiri, perché se no dimentichiamo mentre lavoriamo o mentre lasciamo il lavoro, dimentichiamo a che punto siamo arrivate. Quindi cercate di utilizzare o la penna e la carta o questo contagiro. Allora, ho terminato di lavorare 4 giri seguendo
le maglie come si presentano, sia le maglie lavorate a rovescio sia le maglie lavorate a diritto. Quindi adesso lavoriamo l'ultima maglia a rovescio, rimettiamo l'anello per l'inizio. Questo è il quinto giro. In ogni quinto giro dobbiamo lavorare le maglie incrociate. Quindi intanto lavoriamo le due maglie a rovescio per la separazione. Passiamo il filo davanti. Queste sono le 6 maglie diritte. Di solito utilizzo questo per mettere le maglie in sospeso davanti, o utilizzo questo che sono ferri ausiliare, però siccome il ferro che sto utilizzando è numero 6, questo è numero 5, non lo utilizzo perché quando viene utilizzato questo con un numero corrispondente si lavora direttamente dal ferro ausiliare. Togliamo le 3 maglie, 1, 2, 3, e rimettiamo davanti. E lavoriamo le 3 maglie diritte. Prendiamo questo e rimettiamo le maglie su ferro e andiamo a lavorare questi qua sempre a diritto. E così abbiamo fatto la prima maglia incrociate. Di nuovo lavoriamo 2 maglie a rovescio che serve per separare le 6 maglie incrociate. Prendiamo la spilla e togliamo le 3 maglie. Mettiamo davanti, andiamo a lavorare 3 maglie diritte. Rimettiamo questo su ferro. Non lo facciamo scivolare, attenzione, la rimettiamo piano piano su ferro. Abbiamo rimesso le 3 maglie su ferro sinistro, lavoriamo le 3 maglie diritte. Giriamo e lavoriamo le 2 maglie a rovescio. Di nuovo prendiamo e togliamo 3 maglie. Mettiamo di davanti, non di dietro. Tutte le maglie che andremo a incrociare devono essere di davanti e lavoriamo 3 maglie diritte. Rimettiamo e lavoriamo 3 maglie diritte. Vedete che già si comincia a vedere. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Qui dove abbiamo le 12 maglie, vanno lavorate le 12 maglie normale. Dobbiamo soltanto incrociare le 6 maglie. Arrivando qui alla fine, passiamo l'anello e lavoriamo le 2 maglie a rovescio. Arrivando qui, vedete, abbiamo le 6 maglie diritte dove abbiamo fatto le trecce. Questi dobbiamo andare a lavorare 6 maglie diritte. Le trecce si fanno sempre al quinto giro.
Quindi facciamo come fosse abbiamo ricominciato a lavorare, che sarebbe il primo giro. Si lavorano le mani e come si presentano per 4 giri, 6 maglie dritte, 2 maglie rovescio, 6 maglie dritte, e poi arrivando dove c'è il pannello centrale, che è 12 maglie, e si ripetono sempre secondo la schema che vi lascio nell'info box. 2 maglie rovescio, 6 maglie dritte per avere il pannello completo. Questo è il pannello ridotto per farvi vedere la lavorazione. Quindi andiamo a lavorare 6 maglie dritte. Lavoriamo le 2 maglie rovescio. Sei maglie dritte. Due maglie a rovescio. Quindi continuiamo così, vedete? Si vede già le trecce che cominciano a formarsi. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine. La sequenza del nostro progetto: dobbiamo lavorare 4 giri, come si presentano le maglie, poi un giro con delle trecce. Dobbiamo ripetere questa sequenza per avere l'altezza desiderata. Ho terminato di lavorare un po' di giri e il pannello misura 33 centimetri. Purtroppo non si vede tanto perché è blu scuro. Non so se si vede. Non si vede proprio le trecce. Adesso dobbiamo chiudere il lavoro per poter montare sia il pannello centrale, chiudere il fondo e dare la forma alla borsa. Questo è l'inizio del lavoro dove ho sempre messo questo cerchio. Lo togliamo. Andiamo a lavorare la prima maglia. Passiamo, lavoriamo la prima maglia. Abbiamo lavorato la prima maglia. Lavoriamo il secondo, passiamo questo prima maglia sopra questo e chiudiamo di nuovo. Lavoriamo la maglia, dobbiamo lavorare tutto a maglia dritta e chiudiamo. Lavoriamo, prendiamo questo e lo passiamo. E così abbiamo chiuso. Di nuovo passiamo. Prendiamo questo e lo passiamo sopra. Dobbiamo ripetere questo passaggio per chiudere tutte le maglie. Vedete? Purtroppo questo colore non ci aiuta tanto a vedere le maglie. Di nuovo lo faccio di nuovo e passiamo questo sopra. Quindi dobbiamo lavorare in questo modo. E passiamo questo sopra. Continuiamo così fino alla fine del giro. Ecco, qui si vede un po' le trecce. Questa è l'ultima maglia. Chiudiamo. E così tiriamo il filo. Ho già il fericicolare che esce dal lavoro. Tiriamo il filo. Ho l'ago da lana. Andiamo
a sistemare il filo qui, chiudendo l'inizio del lavoro, come quando noi facciamo all'uncinetto con l'asolo di chiusura. Ecco, entriamo all'interno e andiamo a bloccare tutto. Ecco, questo è il nostro pannello. Ho lasciato il filo all'inizio perché lo utilizzerò adesso per cucire il fondo della borsa. Giriamo il lavoro. Con l'ago da lana andrò a cucire qui. Vi spiego una cosa: dobbiamo cucire queste così, perché dove ci sono le trecce saranno il laterale e qui sarà il centro della borsa. Quindi prendiamo l'ago da lana e il filo e andiamo a cucire in questo modo. Quindi continuiamo a cucire così, in questo modo. Quindi continuiamo così fino alla fine. Cuciamo gli angoli del fondo per dare la forma alla borsa. Vedete qui c'è questo segnale, andrò a cucire lungo. Cos'è? E tagliamo il filo in eccesso. Ho fatto la stessa cosa qui pure, perché guardate, questa è la base cucita, poi ho piegato in questo modo, ho cucito qui, adesso giriamo la borsa, così vi faccio vedere l'effetto di questa cosa che abbiamo. L'effetto di questo, vedete il fianco, il laterale, vedete il laterale come è venuta. Vedete il laterale così. Non metterò la rete di plastica, farò la fodera rinforzata. Per poter portare questa borsa devo ritagliare la salpa o anche plastic canvas per la base e tenerla ferma. Adesso prendiamo questo, appoggiamo così. Vado a cucire lungo dove ci sono questi buchi. Prendo l'ago da lana e filo, inizio qui e vado a passare la lana. Vedete, devo posizionarla in modo che resta una riga a centro. Vedete, tra questo e questo resterà
una riga di maglia, una riga di maglia, andrò a cucire così. Quindi continuerò a cucire in questo modo, vedete? Continuerò così fino alla fine. La stessa cosa farò anche di dietro. Vi farò vedere poi la borsa terminata. Ecco, la nostra borsa è pronta. Abbiamo 4 maglie intrecciate a ogni lato, 12 maglie lavorate a dritto al pannello centrale sia davanti che di dietro. La borsa è cucita sotto. Ho messo il moschettone per poter chiudere la borsa anche per dare un'altra forma diversa. Adesso vi faccio vedere come si chiude. Prendo le due moschettoni e chiudo in questo modo. E così la borsa viene chiusa e ha un'altra forma. Spero che il video vi piaccia. Potete foderare la borsa a vostro piacimento con qualsiasi stoffa, rinforzata o non rinforzata. Secondo il gusto, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao.